Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo illumini le nostre menti, il suo amore infiammi i nostri cuori, alziamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere nel nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la seconda domenica di Quaresima, cari amici, e siamo invitati a salire con Gesù e i suoi apostoli, tre ne ha scelti, sul Monte Tabor. Dunque, quali apostoli sceglie Gesù? Sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni, i medesimi apostoli che erano con lui poi nel Getsemani, cioè quando Gesù dopo l'ultima cena si è recato a passare la serata, la notte, in preghiera sul Getsemani, andò con i suoi apostoli, ma poi ne scelse tre per andare un po' più lontano a pregare. Quei tre, appunto Pietro, Giacomo e Giovanni, avrebbero dovuto assistere proprio all'agonia di Gesù, al suo sudore di sangue e alla sua preghiera, alla preghiera: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi avrebbe dovuto vedere Gesù nella sua, come dire, umanità, nella sua dimensione di sofferenza, e di perfino di paura e di debolezza della natura umana. E quindi per quello che Gesù gli ha portati con sé sul Monte Tabor, dove si trasfigurò davanti a loro, come dice il Vangelo, e questa trasfigurazione è anche visiva, cioè il suo volto brillò ad una grande luce, e le sue vesti erano bianche come la neve o come la luce, come dice San Matteo. E questa trasfigurazione cosa indica, cari amici? Indica già, è una profezia della resurrezione. Quindi è come dire agli apostoli, e far vedere agli apostoli: guardate, io verrò crocifisso, verrò, come dire, insultato, verrò flagellato, incoronato di spine, disprezzato, ma alla fine, dopo la crocifissione, risorgerò. È per quello che si è mostrato nello splendore della sua divinità. E in quel momento comparvero accanto a lui due personaggi dell'Antico Testamento, uno è Mosè e l'altro è Elia. Dunque l'Antico Testamento è composto da due filoni: il filone della legge mosaica, dicevo, comandamenti e tutte le applicazioni, incarnato da Mosè, il filone dei grandi profeti, di cui Elia è considerato il più grande. Ebbene, cari amici, i due si affiancano a Gesù e conversano con lui. È un'indicazione che Gesù vuole dare ai suoi apostoli e che la Chiesa ha recepito subito, fin dalle origini, è ciò che tutto l'Antico Testamento è una preparazione al Nuovo Testamento, e che l'Antico Testamento si completa, si realizza nel Nuovo Testamento. Pietro, come al solito, reagisce in un modo molto istintivo ed entusiasta, forse pensa di essere in paradiso, e dice: Signore, facciamo qui tre casette, una per te, una per Mosè, una per Elia. Ma in quel momento una luce luminosa li avvolge, e all'interno della nube si sente una voce, la voce tonante del Padre, come era accaduto anche nel battesimo di Gesù. Il Padre che dice: questo è il mio figlio diletto, il mio figlio l'amato, nel quale io ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Cioè il Padre, ancora una volta, nella vita di Gesù, nella vita pubblica di Gesù, conferma con la sua autorità divina che Gesù è il figlio prediletto, è il figlio che lui ha inviato, è il figlio che è il nostro Redentore. Tutto questo, cari amici, è orientato a che cosa? È orientato a rafforzare la fede degli apostoli, a far sì che questi tre apostoli, che avrebbero subito una grande prova della fede nel tempo della passione, nel momento delle tenebre, non vacillassero e si ricordassero di questa visione, in modo tale di essere, come dire, confortati nella fede nel momento dell'impero delle tenebre. E invece non fu così, cari amici, perché sappiamo che si sono dimenticati, hanno vacillato, ha fatto fatica perfino a credere alla resurrezione, e quindi come un torrente era passato nella loro mente, aveva spazzato via tutto quello che avevano visto e appreso nei tre anni di vita pubblica. Non si aspettavano che la prova sarebbe stata così forte, così tremenda. E così, cari amici, questo è il grande insegnamento per noi, che siamo entrati anche noi nel tempo della prova della fede soprattutto,
I cristiani sono perseguitati in tutto il mondo, ma anche la prova della fede, come ci dice il testo segreto di Fatima, è alle porte anche per quanto riguarda noi, cari amici, e noi dobbiamo essere forti nella fede, dobbiamo essere, non come calle che si piegano qua e là, dobbiamo essere stabili, forti, decisi, e questo, cari amici, lo possiamo fare se alimentiamo ogni giorno la preghiera e se approfittiamo di questo tempo di Quaresima per avere una consuetudine intima con Gesù. Perché, come ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio, quando si ama, la fede non vacilla. E così noi dobbiamo arrivare a un amore per Gesù così deciso, così forte, ad un'amicizia così intima con Lui, da essere anche pronti a testimoniare a qualsiasi costo la nostra fede. Cari amici, questo è l'invito che ci fa il Vangelo di oggi, coltivare questa trasfigurazione nel nostro intimo, cioè nel senso proprio di una fede che contempli Cristo risorto, vincitore del male e della morte, e affrontare i momenti difficili della vita, della giornata, della storia, cari amici, come testimoni fedeli, come testimoni che non vacillano. E con questo, carissimi, vi auguro un buon proseguimento nel cammino quaresimale e chiediamo al Signore la sua benedizione per la intercessione della Beata Vergine Maria. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi. Buon proseguimento.